erano fuggiti dal parco di Cabriglia alcuni anni fa e vagavano sulle colline al confine tra Arezzo e Siena. Adesso per i 3 esemplari di lama è arrivato un lieto fine. Alcuni giorni fa, infatti, 2 femmine ed un cucciolo sono stati catturati e messi al sicuro. Essendo animali allochtoni, quindi non italiani, andavano comunque presi e poi anche perché sono stati facile preda, insomma, diciamo dei predatori nel corso di questi anni. Infatti erano rimasti pochi esemplari alla fine. Anche questo cucciolo appena nato probabilmente non sarebbe sopravvissuto. Per l'operazione, dopo il benestare concesso dall'amministrazione comunale di Cabriglia, si è mobilitata una vera e propria task force composta da carabinieri forestali, polizia provinciale ed alcune associazioni animaliste, tra cui gli Irriducibili Liberazione Animale. È stato un lavoro di squadra, diciamo, a livello organizzativo e anche per le catture. È un'operazione che ovviamente è impensabile fare da soli. La cattura è avvenuta sfruttando un momento favorevole, perché con dei sopralluoghi si sono accorti che era nato un cucciolo da pochi giorni, e quindi le 2 femmine che sono rimaste erano abbastanza, diciamo, stanziali, e quindi la cattura è stata, diciamo, abbastanza semplice per questo. Una volta catturati, i 3 lama sono stati affidati al Centro Recupero Animali Selvatici della Maremma per il trasferimento all'Oasi di Semproniano. Finita, diciamo, la fase organizzativa per prenderli, ora viene per loro una vita in un luogo dove vanno aiutati a mangiare, e dobbiamo pensarci noi, insomma. Chi volesse contribuire al loro mantenimento adesso può contattare l'associazione Irriducibili Toscani Liberazione Animale. Dopo anni, ora sicuramente vivranno in un posto sicuro. Sì.